Piemonte guadagna due ministri della parte, insomma, politica del 5 Stelle, di cui una mia assessora. Sono molto molto orgogliosa e credo che questo rafforzi anche Torino nel contesto nazionale, e credo che sia anche un grande riconoscimento del lavoro che ha fatto Paola con questa amministrazione per questa città. Quindi sia un riconoscimento per Torino, sia un riconoscimento del lavoro e del sistema che si è creato qua in città, dal sistema aziendale al sistema universitario, tutti coloro che hanno creduto nell'innovazione, che è la nuova vocazione della nostra città. E credo che questo importante ruolo che è stato assegnato a Paola rafforzerà anche dal punto di vista progettuale e d'immagine Torino, non solo a livello nazionale ma direi internazionale. Bisogna trovare un altro assessore adesso? Sì, la legge non prevede un'incompatibilità, per cui non decade nell'immediato. Questo ci permetterà di avere un po' di tempo tecnico ovviamente per gestire i passaggi di consegna, perché Paola ha dei progetti importanti che hanno bisogno di continuità, e quindi ci confronteremo. Penso comunque a un profilo che possa dare continuità al lavoro che lei ha fatto, quindi altamente tecnico e professionale come è stata lei, però non è una cosa che succede domani, ci prenderemo un po' di tempo anche perché ci confronteremo con Paola. Un giudizio complessivo su questo governo? Beh, sono molto molto felice, sapete benissimo, l'ho detto più volte, speravo che si formasse il governo per tanti motivi. Credo che il presidente Conte abbia presentato un'ottima squadra di governo, anche con una buona, come dire, spinta sul rinnovamento, e credo che Luigi abbia fatto un ottimo lavoro e abbia anche dato un peso al Piemonte che non c'era da tempo nei governi, quindi sono felice per tanti motivi. Lunedì si torna in consiglio con un governo nuovo, un'alleanza nuova, cambia qualcosa? Beh, lunedì si torna in consiglio anche con un assessore all'urbanistica nuovo, che credo che sia quello che importa più alla città, anche perché io ho passato tutto il mese di agosto a studiare i dossier, insomma a fare il punto sulla situazione, e quindi credo che delle risposte debbano essere date alla città, e quella sarà la prima risposta che daremo, e poi insomma continueremo con il nostro mandato. Da un certo punto di vista questo riconoscimento ci dà anche maggiore forza rispetto a una serie di progettualità. Sono anche molto contenta per lo sport, che è andato ai 5 Stelle, quindi Spadafora in particolare, che tra l'altro è stato Torino di recente, una persona straordinaria. Sono contenta per il riconoscimento del ministro Costa, che sapete che è molto legato a Torino, e quindi credo che sia un bel segnale, e insomma anche ovviamente Bonafede. Insomma, io sono davvero molto molto soddisfatta. Le piace di più questo Conte bis del primo? Ovviamente lo dovremo vedere sul campo. È chiaro che questa rappresentanza piemontese dà una carica non da poco, poi c'è anche un legame personale con Paola che conoscete, quindi sono molto orgogliosa per la città e per lei. Poi ci sono i provvedimenti da portare avanti. Per quanto riguarda Torino, ovviamente sapete, abbiamo l'area di crisi che dovremmo vedere con Stefano Patuanelli, a cui faccio ovviamente gli auguri di buon lavoro, che è stato un ottimo capogruppo, e abbiamo ovviamente anche tutta la parte del MIT, quindi Metro 2, insomma ci sono tanti dossier da riprendere, e ho percepito grande entusiasmo da parte di tutti, e quindi anche il voto di ieri ha dimostrato, come dire, una grande voglia, no? Anche nella nostra forza politica di far partire questa nuova esperienza, e quindi sono contenta se riuscirò a seguire il giuramento, ma non so se ci riuscirò. Quando è stata comunicata la decisione di nominare Paola Pisano? Guardate, io l'ho saputo, oggi avevamo un impegno personale e abbiamo avuto la conferma pochi minuti prima che venisse detto il nome, poi ovviamente una cosa di cui ho parlato con Luigi. E quindi è stata condivisa con lui? Ci siamo confrontati. Cioè. Quindi lei ha avuto un ruolo in questa... No, il governo è formato da Conte e ciascuna forza politica ha fatto i suoi nomi. Noi avevamo la fortuna, credo, di avere qui una persona che ha lavorato bene, che è professionale, giovane, donna, insomma, e quindi... Ma la scelta è stata evidentemente di Luigi e del Presidente. E Di Maio agli esteri come lo vede? Credo che sia un ministero, come dire, si riconosce il ruolo che ha, e io ho detto più volte che pensavo che Luigi dovesse essere all'interno del governo, perché è anche una forma di forza del governo stesso avere proprio capo politico all'interno, quindi credo che come ministro precedente avesse fatto un buon lavoro. Sono contenta che appunto il Mise sia rimasto nell'ambito del Movimento 5 Stelle con Patuanelli, credo che faccia bene avere un ruolo importante in questo governo, e anche a lui voglio ringraziare, ripeto, per il lavoro fatto nella gestione della crisi, per aver confermato Conte, per aver costruito una squadra di governo che credo che sia ottima, e gli auguro buon lavoro nel nuovo ruolo che sta per uscire da domani, che inizierà a fare. Grazie.